importante, bella, meritata, perché fin dall'inizio avete messo in difficoltà il Milan. Sì, credo che abbiamo fatto una grande gara e siamo contenti che abbiamo portato a casa questi 3 punti pesanti. E una partita che all'inizio stavamo giocando bene, ma dopo ci siamo un po' spaventati e quasi quasi portiamo a casa soltanto 1 punto. E dopo alla fine siamo riusciti a fare questi 2 gol e torniamo a casa con un sorriso. Le vostre manovre in attacco erano studiate per mettere in difficoltà la difesa del Milan? Non c'era un punto fisso, molta velocità? No, noi abbiamo lavorato in settimana, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Credo che siamo riusciti a fare le cose che ci ha chiesto il mister in settimana e quindi, come ho detto prima, no? Siamo riusciti a fare quelle giocate che e dopo abbiamo fatto questi gol che e abbiamo potuto portare a casa la vittoria. Senti, non hai segnato, hai fatto però una gran partita, ti sei battuto, hai corso tanto, hai fornito degli assist. Ti aspettavi magari una gara del genere in questo stadio e in questo momento? No, io lavoro sempre in settimana per essere pronto, no? Per me non è una partita come gli altri e io adesso sono qua al Parma, sono contento, e il mister mi ha dato fiducia dal primo minuto e credo di essere riuscito a pagargli quella fiducia che mi ha dato, quindi sono contento come stanno andando le cose personalmente e sono contento anche a livello del gruppo che come ho detto prima, no? Abbiamo vinto una partita difficilissima. Quando è che hai saputo di giocare dal primo minuto? Noi lo sappiamo sempre 2 ore prima della partita, il mister non ci dice mai in settimana. Credo che la cosa più fondamentale che abbiamo noi è il gruppo, non importa chi entra in campo, ma sono importanti quelli che sono fuori. E quindi per quello dico che siamo un gruppo sempre più forte e dobbiamo continuare così. Prima qui si diceva, tra colleghi, si diceva che il Parma ci è sembrato che abbia avuto un po' paura di vincere. 1-0, 2-0, poi cosa è successo dopo quel gol di Cassano? Ma no, non avevamo paura, anzi sapevamo che affrontavamo una squadra difficilissima perché sappiamo che il Milan è una squadra più importante d'Italia, hanno grandi giocatori. Ma mancavano ancora 20 minuti quando loro hanno fatto i 2 gol e quindi per quello noi abbiamo continuato ad attaccare e alla fine abbiamo fatto il 4-2 e per quello dico che abbiamo giocato e abbiamo meritato tantissimo.